Buonasera a tutti, eccoci qua a Cooking Stories. Cos'ho in mano per questa puntata? Ho un bel cuoricino, lo devo regalare a qualcuno. Voi potete immaginare a chi lo devo regalare, adesso me lo nascondo così non lo vedrà. E sono qui al ristorante Manfredi per presentare la quinta puntata di Cooking Stories, il nostro nuovo format di cucina, insieme a Calabria7.it, con la collaborazione di tanti nostri sponsor. E insieme io di solito sono affiancata da un personaggio che sento un leggero ticchettio sta per arrivare. Salve, buonasera a tutti. Buonasera chef. Tutto bene? Sì, grazie. Bene. Io ho un regalino per lei. Davvero? Sì, intanto lo presentiamo, il nostro chef Luigi Mazzei. Ciao. Voglio regalarle qualcosina stasera. Davvero? Sì, wow. Visto che siamo in procinto di San Valentino e io sono sempre qui a cercare di avere un sorriso da parte sua. Chiuda gli occhi. Ta-da! Ah, che bello! Un bel okay. Ma... Allora... Passiamo. Vabbè, lasciamo, stendiamo un velo pietoso su questa reazione. Passiamo al piatto che abbiamo preparato. Bene. Se lo ricorda? Sì. Allora, facciamo un cuore di bufala in pasta rossa su crema di zafferano. Sa perché abbiamo scelto questo piatto? Penso proprio di sì, è San Valentino, diciamo, ci stiamo avvicinando a San Valentino, quindi bene. I cuoricini ripieni sono davvero gustosi. Perfetto. Allora, io adesso inizierei a far capire come fare una pasta. Ok. Ok, la pasta rossa. Sì. La pasta rossa la si fa con farina, con uova, acqua e dell'estratto di barbabietola. Barbabietola, quella rossa che si trova comunemente nei supermercati. È semplice, basta bollirla in temperatura normale. Una volta bollita la frulliamo, la andiamo a passare anche in un semplice con la latte e viene fuori questo succo che noi andiamo a mischiare nella farina con le uova affinché facciamo questa pasta e diventerà una pasta rossa. Ovviamente io qua adesso non la faccio per accorciare i tempi, ok? Perché i tempi sono molto ristretti. Stretti, però stretti. Poi, una volta che abbiamo fatto questa pasta, la stendiamo con il mattarello. Ok. Con l'aiuto di questa formina in plastica. Ma che carino, cuore, guarda proprio qua. Tutum, bella, eh? Tutum, batte forte questo cuore dello chef. Andiamo a incidere questa pasta e facciamo tanti cuoricini. All'interno andiamo a mettere dei pezzettini di bufala fresca. Poi andiamo a chiudere con un altro cuoricino sopra, facciamo una leggera pressione e il risultato non è altro che questo. Questo qua, vedete? Che sono deliziosi. Questa è esattamente la deliziosi. Sua forma. Deliziosi. Ok? Ovviamente tutti i bordi poi andranno stretti bene con le mani, altrimenti rischieremo che si apra. Sì. Ok? Quindi andiamo a procedere come fare insomma questo piattino. Allora accendiamo innanzitutto l'acqua così va in ebollizione e metteremo a bollire. A bollire la violina, sì. Ok? Magari se lei poi mi dà una mano così. Ma okay. Se proprio devo darle una mano. Allora, andiamo a fare questa cremina. Allora. Lei l'accetta la mia mano, chef? Ma assolutamente, perché no? Wow! Com'è dolce in questo ambiente vero? Di San Valentino, sì. Ma noi chef siamo sempre dolci, eh? Molto dolci, direi. Allora, andiamo a mettere della panna in questo bicchiere che per me è una zuppiera a caldo. Ok, vado a mettere questa panna così, ok? Prego signora, grazie. Grazie. All'interno andiamo a mettere questo zafferano puro, purissimo, no? Questo ve lo voglio far vedere perché sono dei pistilli, a parte il costo che vabbè, però non è il classico zafferano che noi andiamo a trovare in pollo, questo è proprio zafferano puro, puro pistilli al 100%. Pistilli di zafferano. La andiamo a mettere qui dentro, così. Bene. Poi chiudiamo, accendiamo così e piano piano si surriscalda finché si crema, poi si crea questa cremina. Ma se mi sollevo il coperchio voglio metterci giusto un cucchiaio di acqua. Secondo lei lo so fare? Si proviamo. Fida? Sì, meno proviamo. Di queste piccole, di questi piccoli passaggi. Benissimo, ecco, vede? Ok. Posso richiudere? Sì, sì. Perfetto. Adesso procediamo a fare la salsa, che comunemente noi queste ravioli andiamo a saltarle con burro e salvia. Semplice, semplice, ok? Così andiamo a mantenere il sapore della bufala. Sì. Ovviamente useremo il burro nostro fresco sorriso.
nostro caro amico Fresco Sorriso che ci delizia sempre. Ciao Roberto. Ciao Roberto, ciao Marco, pure Marco dobbiamo ricordare perché ci Marco, dà tanta assistenza. Allora, in una padella andiamo a mettere una noce di burro, lo lasciamo sciogliere piano 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 e andiamo a mettere 3-4 fogliettine di salvia. Okay. Salvia leggermente essiccata, ok? Bene. Qua. Tanto si sta facendo questa crema, vedi che inizia a cambiare colore? Assolutamente sì. Io però vorrei un colore un po' più acceso, quindi secondo me io ce lo vado a mettere tutto, o la va o la spacca, che dite? Possiamo anche poi mettere la crema di zafferano in alternativa ai pistilli, giusto? Per... Sì, assolutamente sì. In caso non dovessimo trovarla a casa possiamo tranquillamente usare la crema. Ma poi è semplice, voglio dire, un piattino semplice. Ok, adesso andiamo a prendere questi raviolini qua. Chef, le faccio una domanda, ma lei ha conosciuto San Valentino? Visto la sua conosciuto età un pochettino, diciamo un po' vecchiotto, dai. Il santo, dice lei. Lei risale al 276 dopo Cristo? No, vabbè, il santo non so chi sia, cioè sinceramente vorrei proprio sapere chi è questo che ha inventato questa festa. San Valentino. Andiamo a salare l'acqua, Ok. Poco, mi raccomando, poco sale, pochissimo, perché il sale fa salire la pressione, Ah, eccola la cremina. Vedi, bellissima la roba. Bene. Dicevamo, San Valentino di Terni, chef. Valentino di? Di Terni. Terni. È un vescovo martirizzato. Che significa? Ha avuto diverse situazioni particolari per delle persecuzioni cristiane, anzi pagane, e di conseguenza poi è stato reso santo, ok? C'è una bellissima leggenda che racconta di... Io nel frattempo ho sbucciato uno zucchino che poi vi dico a cosa l'ho fatto. Ok, e nel frattempo vi racconto la leggenda che narra che questo vescovo San Valentino sentì una coppia di fidanzati litigare vicino al suo giardino. Che fece? Prese una rosa e gliela donò a questi ragazzi che si trovavano lì proprio nei paraggi, e così si promisero tramite questa rosa amore eterno. Poverino. E San Valentino fu ricordato appunto per proteggere gli innamorati o comunque le persone che credono nell'amore, qualsivoglia amore, non c'è soltanto l'amore tra fidanzato e fidanzata, tra marito e moglie, ma l'amore per l'universo, l'amore in generale. L'amore per... Per la cucina? Sì. Ecco. Lei ha l'amore per la cucina, su questo ne siamo certi. Cucina e famiglia. Bene. Per la sua bimbetta, c'è una bimba meravigliosa. Altrettanto come moglie. Come io un bimbo bellissimo, lui una bimba bellissima. Allora, andiamo a calare questi raviolini nell'acqua. Intanto con la buccia delle zucchine, che prima non vi ho detto perché non volevo interrompere la signora Manfredi se non si arrabbia, ho fatto con questo piccolo stampino a forma di cuore, sono andato a incidere e ho fatto dei piccoli cuoricini che utilizzeremo per la decorazione. Che bello, tutto a tema. Sì. Anch'io sono a tema per la festa, vero chef? Ha notato? Sì, pensavo andasse a ballare questa sera. Sono pronta per questa cena galante. Ah, bene, bene, bene. Sì. Allora vostro marito chissà cosa vi riserva. Mio caro. Allora, la crema è pronta, mamma mia che roba, guarda qua, guarda. Bellissimo, aspetta. Facciamola vedere anche la telecamera. Riuscite a vederla? Sì. Guarda qua, questa è una schiuma di zafferano a tutti gli effetti, Posso sentire anch'io? Sì, come no. Attenti ai capelli però. No, non ci vanno dentro. Gentilmente, mi può passare il piatto bianco, signora? Faccia qualcosa, grazie. Allora, intanto faccio vedere a tutte le nostre web telespettatrici questo bellissimo, diciamo, per quanto è bello e fine ed elegante, abbiamo il nostro segnaposto da San Valentino. Basta prendere un semplice pezzo di stoffa di velluto nero, lo mettiamo con un nastro rosso, poi lo possiamo tranquillamente aprire, così lo apriamo e lo possiamo dedicare a tante cosucce. Ma nero? Sì.
a tante cose, no, chef. Un attimino. No. No. Questo servirebbe anche così. Tipo una cena bendata. Bello. Tante belle idee vi possiamo dare. Bellissimo. Adesso andiamo a preparare questo piattino che è pronto. Allora, prendiamo la crema zafferano. Usiamo questo pennellino. Ah, che meraviglia. Guarda qua, guarda. Andiamo a sporcare il piatto, eh. Vedo o non vedo questo giallo, vero? Sì. Però molto delicato. Ha il suo perché. Ovviamente a casa, se non avete il pennellino, potete anche usare un cucchiaino, eh. Adesso noi qui cerco di fare un po' più il professional, eh. Poi andiamo a mettere questi cuoricini, andiamo a mettere così, guarda, uno. Di solito a porzione quanto ne vanno? 5. 5. Poi io ne faccio 3. Come le rose quando si regalano, sempre numero dispari, o 3 o 5. Non si direbbe, ma lo chef è romantico, eh? Con me fa tutto il risentito, un po' sta sulle sue. Vabbè. Non vuole darmi molta confidenza in questo format, in questo programma, però in fondo un cuoricino a me lo può anche dare, questo piccolo cuoricino me lo può anche riservare. Sì, quando ha fame più tardi, eh? Io ho sempre fame. Su questo, quando cucina lei, io ho sempre fame. Glielo posso proprio assicurare. Ma guarda che roba, eh. Che curiosi. Cioè, voglio dire, voi a casa, no? Se preparate un piattino così al vostro consorte, amico, amante, marito che sia, guardate, l'avete colpito, eh? Ecco qua, prego signora. Facciamolo vedere insieme? Sì. Si avvicina anche lei, non mordo mica. Eccolo qui. Questo è il cuore di bufala, semplice. Perfetto. Allora lo mettiamo qui e adesso andiamo ad abbinare un bel calice di vino. Le cantine di cui parliamo oggi, la cantina di cui parliamo oggi. Adesso facciamo un piccolo brindisi per chiudere questa bella puntata di San Valentino, augurandovi di trascorrerla con la persona che più amate e che volete bene, perché ricordatevi, sempre ce la faccio, chef. Bene. Eccolo qui. Lei mi disturba sempre, chef. Io stavo facendo un bel discorso e lei mi ha interrotto. Chiedo scusa. Non imparerà mai. Ecco qua, Gida, antiche vigne di Gianfranco Pironti. Io so perché si chiama Gida, lei non lo sa. Me lo dica lei allora. Gida perché il grande Gianfranco Pironti, se non titolare di questa meravigliosa azienda, ha dedicato questo vino a sua mamma. Che bello, questo è l'amore, chef. L'amore per la mamma, certo. Vedi, ha tante piccole sfaccettature, no, questo amore. Allora, adesso andiamo a versare un calice e un altro calice. Voilà. Ecco qua. Perché questo saputo rosato. Perché? È perché comunque è un vino delicato che ci potrà consentire di degustarlo per tutta la serata e non potremo tranquillamente degustarlo con questi magnifici ravioli. E dal sapore, guarda, anche a livello di colore, sì? Sì, è proprio vero, è proprio vero. Bravo. Bene, facciamo il brindisi? Sì, a tutti gli innamorati, alle nostre famiglie e a voi tutti. Però una cosa vorrei farla, al di là che siamo lì o meno. Io voglio ringraziare personalmente tutti coloro che ci seguono, che ci ringraziano, che ci stimano. E li invito vivamente a venire qui da noi alle prossime puntate, anche in registrazione, perché avrei proprio il piacere di averli qui. Ci divertiremo così ancora di più, vero? Assolutamente sì. Vedranno come ci vogliamo bene io e lei da dal vivo. Sì, sì? Salute a noi e a voi, calabria7.it. Grazie. Ciao.